di un monumento costruito dall'uomo, ma di un monumento costruito dalla natura, realizzato dalla natura, che è fondamentale per la storia di Brindisi. E allora, guarda, sapete com'è fatto il porto di Brindisi? Avete mai visto un'immagine? Sì. Com'è fatto? A forma di cervo. E infatti lo stemma di Brindisi qual è? Il cervo. Con sopra due colonne. Allora, il porto in realtà si divide, vedete, in tre parti. Quello che abbiamo esattamente di fronte a noi è il porto interno, che a sua volta si divide in seno di Levante e seno di Ponente. Poi, guardatelo di fronte a voi, c'è una parte che si restringe? Sì. Quello si chiama Canale Pigonati. Pigonati è il cognome di un ingegnere che durante la fine del Settecento fece dei lavori proprio in questa parte del porto. Poi dal Canale Pigonati fino al castello, come si chiama quel castello? Lo sapete? Monzino o Aragonese? Sapete perché? Perché a volerlo alla fine del 1400 fu un re che si chiamava Alfonso d'Aragona. Quindi si può chiamare o Castello Alfonsino o Castello Aragonese, o anche Forte a Mare, no? I brindisini lo chiamano anche Forte a Mare, perché insieme al castello c'è un forte. Per distinguerlo da un altro castello, qual è l'altro castello che abbiamo che si affaccia sul porto? Lo Svevo, che si trova alla fine del seno di Ponente e che è sede della Marina Militare, quindi per visitarlo è un po' complicato. Ci sono adesso due castelli, quello Svevo e quello che vediamo che vedete di fronte a voi. Poi dal castello fino a delle isolette piccoline che si chiama isole Pedagne, o alla fine della diga è il porto esterno. Oltre c'è il mare aperto. Qual è la caratteristica di questo porto? Ti ho detto che è a forma di corna di cervo. Il fatto che sia a forma di corna di cervo inserisce una caratteristica fondamentale, che è quella che poi ha condizionato la storia della città. Sapete qual è? Tutto sicuro. E perché è sicuro? Cosa si intende? Quando un porto è sicuro, secondo voi? Un porto chiuso, protetto, al massimo quando c'è molto vento l'acqua è leggermente increspata. Quindi anche durante quelle giornate in cui al mare ci sono quei grandi cavalloni, qui è sempre caldo. E questo naturalmente è stato un vantaggio anche al tempo dei Romani, perché i Romani erano un popolo di guerrieri, di conquistatori, quindi piano piano da Roma cominciarono ad espandersi, ad ampliare i loro territori ed arrivarono naturalmente anche fino alle nostre terre, che erano abitate dai messapi, avete mai quelli che facevano le trozzelle, che vivevano appunto nel nostro territorio prima della conquista dei Romani. Ma i Romani, una volta conquistata tutta la penisola italica, che cosa fecero? Si fermarono? No, o essendo un popolo di guerrieri, di conquistatori, continuarono le loro conquiste? E che territori conquistarono? La Germania, la Francia. E prima andarono dove? In Grecia. E qui? Per andare in Grecia, da dove partivano? I Romani avevano trovato proprio la loro città ideale, tant'è vero che Brindisi in quel periodo fu una delle città più importanti dell'impero. E si chiamava allora, sapete come? Brindisi. Vedete che lo sapete? Brindisi. Quindi i Romani cominciarono a mantenere qui il loro arsenale di guerra, ma cominciarono anche ad ampliare la città, ad abbellirla con dei monumenti. Uno fra questi è quello che abbiamo avete alle vostre spalle, le due colonne romane. In realtà io dico due, ma quante sono adesso? Una e mezza. Una e un po', diciamo. Una e mezza. Diciamo? Una e un po'. Voi sapete perché queste, una quasi due, perché queste colonne sono state proprio posizionate qua e non da un'altra parte della città? In realtà per tradizione è vero che si dice sempre che qui finiva la Via Appia e quindi erano state costruite qua perché secondo la tradizione doveva finire qua la Via Appia. In realtà non è questo il vero motivo, ma quello che avete detto voi. Quando sono state riposizionate qua le colonne nel 2008, una commissione si è riunita per capire un po' la motivazione che aveva spinto i Romani a costruire questo monumento proprio in questo punto della città.
Essi hanno capito che non era esattamente questo dove finiva la via più importante dell'impero, che collegava, quale due città collegava questa strada? Roma e allora costruirono probabilmente queste due colonne che già sono alte quasi 20 metri, più si trovano sulla collina, ma soprattutto si trovano esattamente di fronte a che cosa? Al mare. E quale parte del sporto? Quella era la parte. Come si chiama? Ve lo ricordate? Io al canale? Dici giù. Che? Dico? Vigonati. Esattamente. Vabbè, oggi noi lo chiamiamo così. E si trovano quindi esattamente di fronte. Dunque, qui chi arrivava dal mare attraverso il canale Vigonati, che era il passaggio obbligato, no? Per forza da lì si doveva passare, come prima cosa vedeva le colonne. Quindi erano un punto di riferimento per questo, per l'ingresso in questo porto. Sopra gli otto cilindri cosa c'è? Pello, come è fatto questo capitello? Pello liscio, strato con delle che sono? C'è un elemento che si chiama pulpino. Primo rocchio, il capitello e il pulpino. Se ci fate caso, hanno un colore leggermente diverso rispetto al resto della colonna, è vero? Più chiaro, più bianco. Perché l'ultimo rocchio, capitello e pulpino, non sono gli originali. Quando è stata smontata la colonna per essere restaurata, si sono resi conto che si stava rovinando, soprattutto appunto il capitello, che era la parte più preziosa, più decorata. Quindi hanno deciso di mettere qui delle copie e di posizionare invece nel palazzo Granapelli Erbegna i pezzi originali per salvaguardarli. Quelli che vediamo qua sono delle porte. Quali altri monumenti si affacciano sul nostro porto così importante? La Verona Dorica. Il castello. Il monumento al marinaio. Il monumento al marinaio. Il monumento al marinaio d'Italia è in realtà quello più recente, perché è stato costruito in epoca fascista. Quindi era il 1932 e il 33. E sapete di che forma? È un monumento nazionale, significa che tra la prima e la seconda guerra mondiale si doveva decidere dove posizionare questo monumento, che doveva ricordare i marinai caduti nella prima guerra mondiale, durante la prima guerra mondiale, che avevano appunto questi uomini che avevano perso la vita per difendere la patria. E c'erano tante città che volevano costruire al loro interno, diciamo, questo monumento nazionale. C'era Genova, Trieste, eccetera, ma fu scelta Brindisi, perché Brindisi anche durante la guerra, proprio per la presenza del suo porto, aveva avuto un ruolo fondamentale. Quindi venne scelta Brindisi e tra i vari progetti spinse questo progetto che voleva, insomma, il monumento con una forma particolare. Sapete che si forma? A forma di timone. Ma non io, voi se io dico timone, voi pensate a quello tondo, no, che si usa per manovrare la nave. In realtà timone è anche il nome di quella specie di paletta che dà la direzione alle quando prendete il monumento al marinaio, ha quella forma. Più tardi, solo quando il regime fascista cadde, venne inserita invece la Madonna. Cioè, avete mai fatto caso che quella venne costruita successivamente. Sulla piazzetta, però, non so se ci avete mai fatto caso, c'è anche una targa su quel muro. Publio Virgilio Maradona. Voi sapete chi era Virgilio? Sì, è lo scrittore Dell'Eneide. Bravissimo. E come mai l'hanno messa
proprio qua. Perché viveva qua, era la sua casa. È morto lui, devo dire. Infatti, era la sua casa. È morto Virgilio. Di ritorno da un viaggio in Grecia. Perché noi oggi facciamo i viaggi studi in Inghilterra l'estate per imparare l'inglese. Al tempo dei Romani se ne andavano in Grecia, che era la culla della civiltà. I Romani stessi riconoscevano la grandezza dei Greci dal punto di vista culturale. L'estate si andavano a viaggio in Grecia. E Virgilio stava ritornando da questo viaggio in Grecia, sulla isola, e qui morì. Ma ci sono dei documenti che ci dicono che qui morì Virgilio? No, non ci sono. La storia come si fa? Questo l'avete studiato qualche anno fa. Come si scrive la storia? Attraverso che cosa? Le fonti, vero? Che possono essere di vario... Scritte. Per quanto riguarda la notizia, insomma, che qui era la casa di Virgilio, non ci sono fonti storiche. Si dice che questa era la casa di Virgilio per tradizione, nel senso che nessuno ha mai smentito questa notizia. I biografi di Virgilio, quelli quindi più vicini a lui, ci hanno tramandato che lo scrittore è morto a 20 mesi. Però, e anche gli storici brindisini, quelli più antichi, indicano questa come la casa di Virgilio. Siccome nessuno ha mai contraddetto questa informazione, allora noi diciamo che questa è la casa di Virgilio. Naturalmente non proprio questa, perché questa è moderna. Scavando, se Antonio un giorno avrà la possibilità di scavare qui sotto questa casa, non credo, però non si sa mai nella vita, magari troverà una domus che era quella appartenuta a Virgilio.